pericolosa e molto veloce. Camminano, una pista. Anche nelle strisce siamo in pericolo sempre, perché una mattina 12 macchine, non se ne fermò nessuna e poi a velocità sostenuta. Sono ancora una volta i residenti di Pratantico a segnalare la pericolosità di questo tratto della strada regionale 69 che collega Arezzo al Valdarno. Si tratta del tratto che attraversa il paese. Qui è tutto lungo la strada, la scuola, la posta, il bar, il negozio, è tutto lungo la strada, sicché la gente si muove lungo questa strada e è pericolosa perché viene da un rettilineo che va a Indicatore, che è tutto libero, viene da un altro rettilineo che viene da Arezzo, che è tutto libero. E qui tutti si sentono in diritto di camminare, di correre. I residenti adesso chiedono maggior sicurezza, soprattutto per i più piccoli, quelli che frequentano la scuola che si affaccia proprio sulla 69. Una volta c'era la macchinetta, adesso l'hanno tolta e adesso si spera sempre che le persone abbiano un po' di giudizio e facciano piano, però c'è un po' di confusione la mattina specialmente, il giorno ancora peggio. Non badano, non si fermano, non rallenta nessuno, non ci sono le precedenze, ci vorrebbe più controlli, senza controlli ne approfittano tutti. Se da una parte, insieme anche al comune di Arezzo, stiamo tentando come provveditorato di far parcheggiare le auto dei genitori lontano dalla scuola affinché possano tranquillamente accompagnare a piedi i loro bambini davanti alla scuola, qui c'è un grande problema, i bambini non riescono ad attraversare, le macchine sfrecciano, è molto pericoloso, per cui i due progetti confliggono tra di loro e qui abbiamo bisogno di autovelox, di qualche cosa che faccia da deterrente, siamo molto preoccupati per i bambini. Le richieste dunque sono sempre le stesse, dissuasori o la riattivazione degli autovelox, richieste sino ad oggi inascoltate. Quello che noi chiediamo è che ci sia un controllo permanente della velocità sulla strada all'inizio del paese, laggiù in fondo, che si veda da San Leo. Un altro controllo qua di velocità in fondo al paese, che si veda da Indicatore, perché noi non vogliamo che la gente venga multata, vogliamo solo che vada a regolare. E un altro controllo di velocità a metà paese, perché questo paese è lungo più di un chilometro. E allora la gente, una volta che supera il controllo di velocità, ricomincia a pigiare sul coso. Un controllo anche qui, vicino alla scuola, perché questo è un posto di pericoloso. L'assessore Casi, che l'ho interpellato alcune volte, mi ha promesso che mette questi due autovelox, perché penso che sia l'unico deterrente per la popolazione, per la gente, perché quando uno prende la multa, penso la seconda volta, ci penso.